Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Un caro spettatore ci ha chiesto di rivedere la palla infossata in bunker. E allora abbiamo già visto, andiamo a vedere due possibilità. Una, quando la palla entra forte in bunker e quindi crea tanto spazio tra l'ingresso e la palla, e una dove la palla è proprio dentro nel suo buco. Le due diversità sono nette. In questa situazione devo per forza prendere tanta sabbia prima. Qua posso decidere se sviluppare velocità entrando tanto in bunker oppure cercare di evitare il primo pezzo di sabbia e quindi andare leggermente più diretto sulla palla. È una preferenza andare a giocare questo tipo di colpo con una faccia bastone aperta oppure con la faccia bastone chiusa. Per il giocatore meno esperto tendo a consigliare comunque di mettere una faccia bastone chiusa, perché così facendo lavora maggiormente la lama va in profondità. Il pugno bastone sollevato a terra lo ruoto leggermente per andare a chiudere e vado ad impugnare il mio bastone. Posiziono la palla leggermente a destra rispetto ai piedi per creare un attacco verticale, divarico i piedi, affondo per cercare di sentire quanta sabbia ho, affondo per abbassare il centro dello swing in modo tale che possa entrare tanto prima, affondo per creare un attacco ancora più verticale, porto il peso del corpo leggermente a sinistra, anticipo il caricamento del polso e cerco di entrare comunque nella sabbia creando un attacco verticale. Io saprò già da adesso che la mia palla non potrà prendere spin perché colpisco tanta sabbia e quindi tenderà a rotolare parecchio, quindi vado a caricare il polso in anticipo e mi rigiro forte in avanti colpendo la sabbia. L'altra tipologia sicuramente mi diventa più facile, la palla non ha creato tanto solco e quindi basta che entro prima la palla si alza. Quello che fa uscire la palla è sempre la sabbia, quindi anche in questo caso impugno il bastone chiuso, lo ruoto leggermente, anche in questo caso posiziono la palla a destra, affondo di tanto i piedi, carico il polso in anticipo portando il bastone verso l'alto, mi rigiro forte in avanti colpendo prima anche in questo caso. Ho avuto sicuramente meno resistenza rispetto al colpo precedente e quindi mi è stato più facile buttare la palla in green. Ricordiamoci sempre che dobbiamo rastrellare il bunker dopo aver giocato, questa è una regola di etichetta, quindi prendiamo il nostro rastrello e andiamo a rastrellare. Per quanto riguarda le regole di gioco, abbiamo appena sentito il nostro amico Roberto Ballini. Le regole per quanto riguarda gli ostacoli sono modificate e un ringraziamento particolare a Roberto. Buona giornata!